Il Centro Studi Psicologia e Letteratura ringrazia il professor Luigi Zoia, che siamo venuti a intervistare qui a Milano oggi 5 febbraio, per il nostro convegno 50 anni senza Jung. Vorrei chiederle qual è oggi, secondo lei, l'eredità junghiana, sia per il mondo culturale che per quello psicoanalitico? L'antipsichiatria, per esempio, è stata preceduta da Jung, no? Il fatto che sia abbastanza pericoloso usare continuamente e introdurre, anzi, nuovi tipi di definizioni di malattie mentali in modo piuttosto difensivo, questo era già stato anticipato da Jung. Moltissimo tempo prima, semplicemente non era entrato perché Jung personalmente non era più di un tanto interessato a far parte di un movimento di rinnovamento politico-sociale, a lui interessava il rinnovamento dell'individuo, no? Però proprio per la sua attenzione all'individuo, Jung ha introdotto praticamente a partire dal suo distacco con Freud l'idea di individuazione e l'idea di una non distinzione tra psicopatologia e psicologia generale. Questo era valido allora ed è valido ancora adesso, io Che cosa ritengo. apprezza e che cos'è che utilizza oggi nel suo lavoro del patrimonio di sapere lasciatoci da La Jung? formazione e non l'informazione, no? Moltissimo, non a caso è stato Jung, e questo lo riconosce persino Freud, no, nei suoi scritti, a suggerire l'analisi didattica come punto centrale, come elemento centrale della formazione di nuovi analisti. Quindi l'esperienza personale, quindi l'individuazione che non è un concetto astratto, ma deve prima di tutto essere sperimentata per chi vuole diventare analista a sua volta. Quindi poi la depatologizzazione, no? Io devo essere me stesso, devo essere non in contraddizione con me stesso, direi non differenziazione tra impegno della crescita individuale e impegno morale, Ma che e speranza c'è per il parte. maschile, secondo lei, dal punto di vista psicologico, a parte quello che lei suggerisce nel libro, ma se lo dovesse condensare, non dico in un aforisma, ma Noi sì. viviamo ora, in particolare questo momento nel nostro paese, no? Un'attenzione particolare al problema della prevaricazione o supposta prevaricazione da parte degli uomini potenti del potere maschile, qua non lasciamo perdere se è la forza fisica o la forza politica o economica sulle figure femminili, no? Io penso che sia molto importante restare, per esempio, io resterei in questo problema, però certe volte mi hanno interpellato proprio per queste mie tematiche, no? Mi sono tirato indietro rispetto ad interviste che puntavano troppo sulla attualità, no? Che cos'è? È una cosa derivata dal berlusconismo, le veline, le cose così. Berlusconi e le veline non hanno molto a che vedere con gli archetipi, sono fenomeni di brevissima durata temporale, no? Anche se vengono molto accentuati dalla potenza dei media, ma dalla potenza dei media, diciamo, alleati forse con la Certo. politica berlusconiana, ma anche di quelli che lo criticano, perché si puntano troppo sull'attualità. Allora inviterei a stare sul problema, ma cercando di affondare le radici, appunto, scusi la tautologia, nel profondo, cioè vedere quali sono gli archetipi che stanno dietro Quindi e il non maschile che queste cosa deve qua. fare? Un grande mea culpa, deve fare una grande riflessione su se stesso e dentro di sé per Penso, cercare. sì, io penso che ci siano, appunto, siccome c'è una psiche collettiva, una certa dose, senza esagerazioni, senza autoflagellazioni, ma una certa dose di vergogna collettiva, perché abbiamo usufruito indegnamente, diciamo, così come nella tematica del padre, insomma, si è passati dal padre al patriarcato e quindi agli Sì. abusi comunque di potere del Certo. patriarcato, oltre ovviamente all'abuso vero e proprio, all'abuso sessuale, che per fortuna resta e è sempre stato minoritario, no? Però vanno riconosciute queste cose perché va riconosciuto che quando si è in posizioni di potere si è più esposti ed è molto difficile, proprio perché l'essere umano non è buono,
che non venga utilizzata questo surplus, questa dose aggiuntiva di potere in senso cattivo. Aspettiamo il suo libro nuovo dal titolo provvisorio La follia di Aiace, lo leggeremo con grande passione e lo attendiamo con ansia e da questo momento si consideri socio onorario del Centro Studi Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto, e che nel ringraziarla le formuliamo i migliori auguri per il suo lavoro e per la sua vita. Grazie. Grazie a lei per l'intervista e per la cravatta. Grazie.